E nella terza edizione di questa manifestazione bellissima Panorama e Gusto a Girgenti troviamo anche l'arte. L'arte, la pittura, i quadri. Qui infatti ci troviamo immersi nell'arte dei pittori sabini, di pittori romani. Sono 36 quadri esposti, è una mostra itinerante di Arte 2000, questa associazione che da ben 11 anni sa unire arte e cultura del territorio. Itinerante, lo spieghiamo, anzi vorrei subito dare il benvenuto al presidente di Arte 2000. Allora, presidente Vito Masci, questa associazione, dicevo, ha avuto il merito in questi 11 anni di valorizzare tutti i comuni, le frazioni e anche, diciamo, le particolarità di questi comuni del territorio provinciale, perché fa mostre itineranti veramente in questi paesi molto belli. Però ciò che contraddistingue Arte 2000 sicuramente è questa bellissima mostra che voi farete anche in occasione dell'11ª edizione del Premio Oliva d'Oro. Il nostro fiore all'occhiello è l'Oliva d'Oro, siamo giunti all'11º anno e quest'anno sarà una grande sorpresa un po' per tutti. Mi dispiace di non potervi dire chi sarà il premiato, però sarà una grossa sorpresa. Innanzitutto vorrei ricordare che in questi 11 anni, presidente Masci, sono stati premiati persone, personaggi del mondo della cultura, del mondo dell'arte e anche della società civile che si sono contraddistinti sicuramente per merito. Ricordiamo da Andreotti, dal generale Taormina, poi li ricordi lei alcuni nomi? Franco Piccinelli, il vescovo Chiarinelli. Paolo Urbani, un industriale, e poi altri che adesso così al volo non è che ricordo. I nomi più altissimi. Sì, più conosciuti naturalmente è Andreotti e Chiarinelli, è chiaro, questi sono i più risonanti, ecco. L'artista guarda, diciamo, la prima di metterla sulla tela, la guarda, la assimila l'arte. Certo. E poi la cerca di darla e cerca di metterla sulla tela, sulla cosa. Quindi ricordiamo velocemente tutti gli artisti che sono qui esposti: Lucia Doffizi, Viviana Zita, vedete sono molti anche i colori, sono delle donne che probabilmente stanno filando, quindi c'è anche una riscoperta delle tradizioni. Velia Bianchini, tante punte di colore, Giuliana Serafini. Anche qui probabilmente mi sembra che ci sia un ponte, il lago, poi sicuramente è molto bello. Ettore, prego, prego. Sì, qui ha veramente immaginato un po' tutta la valle del Salto, ritratta, diciamo, genialmente. A me piace molto questo quadro, i colori sono stupendi. Poi è molto bello perché ognuno di noi può avere delle sensazioni e delle emozioni diverse di fronte a un quadro. Poi ecco, procediamo con Stefania Tanca, anche lei i fiori, quindi questo inno alla natura. E poi Maria Rosaria Pistello, Almas, di nuovo torna alla natura, le arance che sono veramente sinonimo di vitalità. Michelangelo Tripi. Questo probabilmente è uno scorcio di un borgo, che probabilmente è una fotografia dei nostri borghi della provincia. Certo, certo. Questo potrebbe essere anche Girgenti, diciamo. Anche Girgenti potrebbe essere. E poi Sergio Tocci, beh, bellissimo questo sole che si vede all'orizzonte, infatti questo tramonto ha dato un colore particolare a tutto. Ho detto a Sergio Tocci che questo quadro è molto bello, mi piace molto e gliel'ho fatto presente. Sergio Tocci sarà sicuramente contento. Anna Maria Vagnoni, anche qui scorci di... Questo mi sembra un viottolo, mi sembra una via... Questo quadro è molto a luce, vede? Parte da... è molto sfumato, parte da una luce intensa e si ferma a una luce molto più... E dalla città, forse, da un paese, da un borgo, da un senso di profondità. Torniamo invece alla natura. Anna Maria Vagnoni, sempre. E poi continuiamo con Claudio Fulgione, Luciana Zanelli. Del fiume, molto bello, bellissimi i colori, molto bello. L'acqua sicuramente che è fonte di vita e fonte anche di ispirazione per gli artisti. Giuliana Petroni, qui andiamo in tutt'altro modo. Su
su un quadro famoso riprodotto un po' a modo suo. Altri stili però, evidentemente anche tutti gli artisti di... Tutti gli artisti di Arte 2000, ognuno racconta diciamo, l'arte secondo anche le proprie predisposizioni, quindi ognuno di voi probabilmente porta una corrente anche artistica, no? Certo, io sono innamorato degli impressionisti, per esempio. Ecco, Marina Berretta, questa donna... Questa donna mi sembra sì dell'Ottocento, Marisa Jerolli, molti colori. Ettore Petrangeli, che lo conosciamo perché appunto è il nostro simpatico artista che ci sta dando così una mano, è il nostro accompagnatore, la nostra guida artistica. Ah, ci racconti i suoi quadri velocemente? Beh, questi sono i profumi della Sicilia, una natura morta che mi è piaciuta molto rappresentare. Ma quello che più amo di tutti è questo vecchio pensieroso, che effettivamente non si sa, povero, è la solitudine di questo vecchio, quello che mi ha impressionato e ho voluto mettere sulla tela. Sì, in effetti è proprio il senso della riflessione, è molto bello. E qui mi sembra... Quindi anche Roma, insomma, la capitale, ecco. Poi c'è Nando Sardella. Questo è un artistico di Adriana Fasola, molto bello Paolo Ruggiero. E qui abbiamo chiuso praticamente la rassegna dei nostri quadri. Ricordiamo Gabriella Gilberto, Gilberto, sì. Rosa Roberti, Massimo Lorenzi. E quest'altro che è... Anna Maria Mazzoni. Anna Maria Mazzoni, tornano i fiori, ecco. Questo forse è un quadro che si distingue un po' dagli altri, anche con tecniche diverse, sono visi d'angelo forse. La tecnica è diversa, sono sì, dei visi d'angelo. Questo è un volo, secondo me, non, questo di Franca Meduri potrebbe essere un volo, non lo so, non ho idea di quello che potrebbe essere. Sicuramente dà un senso di leggerezza a vederlo, di Franca Meduri. Allora, proseguiamo questo viaggio qui a Girgenti, perché dall'arte della pittura all'arte culinaria all'arte delle tradizioni.